Ho poca vita. No, la morte è la fine. Cioè, la mia partita finisce, quindi non dire stronzate. Ho l'impressione che dovrei ignorarvi. Guarda qua. Guarda qua. No, è nell'ascensore con me. No. E io, questo è il video, benvenuti sul canale con una puntata di Resident Evil 4 Separate Ways. La DLC che sto donando, bella lunga, tanta roba. Sono contento di aver speso i miei 10 euro. Pensavo sarebbe stata una cagatina di un'ora e mezza, ma tanta roba. Tanta roba. Ok, hanno riciclato la stessa mappa, per carità. Però l'avventura è completamente diversa. I boss hanno delle meccaniche completamente mai viste prima. Pesanta, è stato un bellissimo boss da combattere. Chi altro abbiamo combattuto? Tutto è stato bello, lo devo ammettere. Alcuni nemici, sì, ovviamente sono gli stessi, ma perché? Voglio dire, è la stessa avventura di Leon, non è che mi devo aspettare dei mostri diversi. Però... Oh, il mercante, è vero, non me ne sono accorto. Dalla musica che c'è mi sa che ci sarà un boss finale adesso. Quindi vediamo se abbiamo qualcosa da... Dammi un secondo, scusami un attimo bro, che devo fare un po' di cose importanti. Incastona gemme. 1 2. Incastona gemme. 1 2. Mi servono 4 berilli. 3, sì, 3 berilli rossi. Scambia, hai qualcosa di rosso? Niente, sei una merda, sei... È una merdaccia, sei, amico mio. Ah, ho la schiena a pezzi. Vabbè. Dai, zitto. Che rispetto che mostro nei suoi confronti, Allora, incastona gemme qua. Ah, ok. Vivamente benvenuta. Vendi? Lince dorata, barra d'oro. Piccola chiave col cavolo che me la tocchi. Puoi vendermi qualsiasi cosa. Però se è in vendita vuol dire che non troverò nient'altro. No, oh, non l'avrebbe messa in vendita, se vuol dire che non troverò nient'altro. Grazie. Punisher, allora, la valigetta la posso potenziare ancora? Non voglio fare. Vorrei comprare il calcio della Red 9 finalmente. Questo, la tua pistola sarà irresistibile. È già irresistibile. Ha una cagata tremenda. Abbiamo una bella selezione di articoli. Potevo riacquistare. Non ci ho pensato. Potevo riacquistare la mia Blacktail, non ci ho pensato. Mea culpa. In base alle tue necessità. 50.000 oppure la pistola. Riparami il coltello. Mi raccomando, trattalo con cura, mia cara. Non lo so se il danno mi interessa, perché dipende se il danno anche da così quando facciamo il contrattacco è considerato o meno. Non credo. Non ne sono sicuro. Speri di sopravvivere lì fuori, provala e vedi come va. Avrei dovuto risparmiare per il lanciarazzi. Avrei potuto, ma non l'ho fatto perché non sono interessato a uccidere il boss in un solo colpo. Non è divertente. È meglio affrontare l'intera boss fight divertendosi. Fai un po' di cadenza di tiro ancora. Come desideravi. E direi che sono a posto. Grazie mille. Torna presto a trovarmi e fai tanti altri acquisti. Che simpatico. Devo dire che il mercante forse è uno dei miei personaggi preferiti di Resident Evil. Spero non abbia sentito niente. L'ha sentito un cazzo. Ma aspetta, perché sto... L'hai incontrato pure te? Bastardo. Tanto avessi ucciso mi avrebbe beccato l'altro in ogni caso. Ma sono sempre più resistente. Cosa? Ma sei sforacchiato tutto. Sei ancora vivo. Un batticiglio proprio, Aspetta, che sto facendo? Avete ragione. Monta calcio. Ah! Oddio. È tanta roba, Bello. Non te l'alzare. Oh no, ma perché devi fare ste cose? Perché? No! Oi, piano. Che fai male a qualcuno, Tu hai rotto il cazzo. Ti sparo il pisello finché non muori, scusami. Rotturizza. No, non ci provare. No! Maledetto. Mi ha fatto pure un male cane, Ho fatto metà vita. Tu devi morire, allora, hai capito? Tu pure. Muori! Mamma mia, come sei testardo. No, dammi l'arma medica, va. Quanto spazio libero? Cosa? Non ho cioè, che cazzo? No? Ho speso 36.000 euro, ma... Spazio proprio zero. Ah, aspetta. Bonk! È ancora vivo! Aspetta! Guarda qua.
Pensai che me ne sarei dimenticato. Vieni qua, bello. Boom. Spunta qualcosa, eh. Aia. Non ci arrivi. Non ci arrivi. Utilizza questo. Cosa? Non cura neanche tutta la vita? La pianta verde e rossa? Ma questo è nuovo. Questo non è Resident Evil. Pianta verde e rossa curavano sempre tutto. Queste sono balle. Ecco il motivo per cui valgono meno dello spray medico. Non so, ho crepi o crepi, non c'è una via di mezzo. E voi pure, lo stesso Val. Siete, vi è esploso una cazzo di... Cucù! 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 Smitraglio il tuo amico. Me ne sono accorto. Allora, tocca a te. Precisione fa ancora cagare, eh. Reticolo più largo del culo della tua mamma. Bello, arrivo da te subito. Sei guadagnato una pistola dentro il cranio. Meglio morire, va. Hai rotto le palle, hai rotto. Dammi H. Ah, chi è sto? Sì, hai ragione. A chi è sto proprio? Oddio mio, come siamo arrabbiati. Aspetta un attimo. Floop. Oh, eccolo qua. Vieni qua, bello. No, non ci provare ad andare via. Bastardo. Ti ho colto un altro. Cosa? Levati dai coglioni. Ragno di sto cazzo. Non si smuovero. Ancora vivo. Sei pazzo. No, ma vaffanculo. Non di nuovo. Hai ragione, però. Io le munizioni le sto finendo, Frank. Un mitra potenziato al massimo. Ci vogliono 40 colpi per ucciderli. Allora, quella è una mina. È vero, avrei potuto utilizzare le mine. Vabbè. Sarà per la prossima volta. Non mi interessa disabilitarle. Avrei potuto abusare della loro stupidità. E invece. Vediamo se posso farlo. Vediamo se ne arrivano altri. Ho l'impressione che arriverà un'altra ondata, vero? Dai, un tunnel da combattimento. Figurati se ne arriva un altro. Risolviamo subito. Aspetta. Dammi qua. Guardate qua, ragazzi. Non c'è nessun raggio rosso della morte. Potete passare tranquillamente. Sei proprio stupido. Cosa? Si è esplosa una mina anti-uomo lì a due passi. Osi ancora a fare il bulletto. Maledizione. Non lo so come fare con questo. Ancora vivo. Ma di che cazzo sei fatto, bro? Oi, le mani. Can-can, basta? È morto. Alla grande. Che morte tragica, bro. Dio mio. Mi hanno preso. Frank, prosegui senza di me. Io non posso farcela. No, Johnny, no, non posso andare senza di te. Vai. Allora, cosa posso fare con sta roba? Crea? No, non sprechiamo niente. Invece sì. Ma no, per una volta avevo tutto il gioco, risorse larghe, adesso non ce l'ho più. Ma vaffanculo. Ultimamente la balestra la sto risparmiando perché voglio utilizzarla verso la fine. Tanto so che ci sarà un boss finale da affrontare. Forbicina, dite che ci sarà un'altra forbicina? Potrebbe anche darsi. Pianta gialla? Non credo di essere a posto con la pianta. Con la vita. Cosa? Maledetto. Dagli esplosivi. Dammi qua. C'è niente qui? Isso! Oh, isso! Allora, questo lo posso combinare con questo. Tanto ho già la vita al massimo, però. Perché lasciarla qui? Ehi! Sono proprio io. Bagna a bagnare, sono proprio io. Granata storda. Oh, basta con sto space management, basta. Prendi sta granata di merda e basta. Coso? Berretto rosso! Signor Spetsnaz! È morto più in fretta del previsto. Ed era pure un berretto rosso. Ah! Era da raccogliere? È il berretto di Krauser? Era il berretto di Krauser! Cucù! Oh, ma drogati tu! Gancia scudo! Bello! Mamma maledetto! Oh, colpisci! Ah, dai, volevo colpirlo! Hai rotto il cazzo! Vieni qua!
Non te lo meriti. Me ne è esplosa la faccia. Ma cazzo, stavo premendo spazio quando potevo accoltellarlo. Maledetto. Ci siamo. E muori. Non ti smuovere. Ah, che pazienza con sti nemici. Bello. Non è ancora vivo. Coso? Oh! Dai, è quello peggiore, tra l'altro. Vabbè, fanculo. Non ho tempo da perdere con te. Ah, scusami. Rompi i coglioni. Cetro? Grande. Cetro del re. Ah, li odio. Quelli proprio li devi sparare solo quando aprono la bocca. Se no, non fai proprio il danno infimo. No, non sprecherò le mie munizioni con quello schifoso. Rompi i coglioni. Scusa. Già ho metà vita. Per colpa loro. C'erano altri tesori, ma li sono persi. No, aspetta, no! Salta giù. Cazzo. Oppure sono qua. Ah, sono di qua i tesori. Ah, sono di qua. Ok, la grab. Ci sono quasi. Bah, più o meno. Abbiamo di strada da fare ancora. Qui cosa c'è? Dea della giustizia. Alla grande. Questa è tutta roba che posso vendere tranquillamente. Ah, guarda qua. Proprio al caso mio. Stavo pensando proprio a te, amico mio. Non riesco a contenere l'entusiasmo. Stai per farlo davvero, straniera. Cosa sto per fare? Stai per farlo davvero. Oh, spray medico. Spray medico, mercante. Ok, boss finale. Benvenuta, straniera. Boss finale. Posso esserti. Può essere solo venduto, può essere solo venduto. Può essere solo venduto. Attacchi o preziosi non fa differenza. Beh, posso. Dammi un secondo, va. Decidere il prezzo. Credevo di aver venduto la mia collana, ma aspetta, che posso metterci. Incastonare sta gemma. Vieni qua. Oh mio Dio, alla grande. Vendi. Guarda qua. Straniero. Mamma mia. Oh, per questo articolo pago molto bene. Ok, fammi un po' di capacità. Provala qui. E vedi come va. Fammi cadenza di tiro, no. Fammi un po' di danno qui. Cominciamo a capire quali sono i tuoi gusti, mia cara. Potenziami questo. Ecco a te, come desideravi. Cadenza di tiro. Cominciamo a capire. Andiamo, amico mio. Sai cosa? Salviamo anche la partita per il prima del boss finale. Tanto qua è il boss finale, sono sicuro. Primo tentativo? Non credo. Col cazzo. Con gli oggetti medici che ho. Ah, questa è la grotta. Sì, quando abbiamo dato fastidio a Sadler per salvare Ashley. Bello. Proprio ben mimetizzato, Troppo facile. Direi proprio di sì. Alla fine questi nemici sono proprio piacevoli, Muoio subito. Cosa stai per fare? Stavo per farmi One Punch Man. Mi stava per fare. Stava proprio caricando, convinto di se stesso. Oh, sento il tesoro. Dov'è? Dov'è? No, è dietro. Che cacchio è? Eccola qua. $3,000, che schifo. E scusami, Frank, ma se mi rompi il cazzo in questo modo. Ah, la grande. Lo so io. Se mi rompi cazzo. Allora. Ok, a posto. C'era silenzio mortale finché non siamo entrati. Mamma mia. Leon, vai. Non è vero, è molto più potenziato il mio mitra. A posto? Non lo buttare! Non lo buttare via, sei stupida! Stava buttando via il suo fucile. Oh, ha lasciato lì dei semi di grano. Alla faccia della safety. Cioè, quella statua potrebbe cadere. Poteva cadere in testa uno da un momento all'altro. Io, giustamente, invece di scappare, scendo davanti a lui per non batterlo. Ti ricordo che non ho un lanciarazzi. Oh mio Dio, quello è bello lungo. Disse lei. Ok, quindi questo è il boss finale. Agnello ostinato, schiava del lupo eretico. Chi? Questa sarà la tua prova e la tua tribolazione. Oddio, ma è velocissimo! Oh, pazzesco! Beh, bro, ma stai calmo! Oh! No, È allungabile quella roba. Ma sì, che scampo, non ci arrivi fino a me.
Testa, testa. No, oh, schiva! Ho premuto, Oi, mi ha tolto tutta la vita! Mi ha tolto tutta la vita! Tu sei matto! Allora, ho premuto, Non dire di no perché l'ho premuto. L'ho premuto, La tua sofferenza terminerà presto. Ma sto bene! Ma ho premuto, Ma sei merda! Dai di nuovo, mezzo secondo! No, guarda! Stavolta non mi ha fatto premere! Piano, 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 bro. Sei troppo agitato, non dirmi che non l'ho premuto. Coso? No, schiva! Porca miseria! Bello, ti sei esposto! Sorridi di fronte ai miei... alle mie fucilate, bro. Ma tu sei insolente e mi stai cercando di uccidere. C'è la mano Gatling, c'è. Hai esposto l'occhio! Hai esposto l'occhio! Via, 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 via! Aia! Dritto in bocca! Come piace a lui! Via, 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 via! Oia! Mi ha sculacciato! Sono morto, No! Ho poca vita! Ho poca vita! La morte non è che l'inizio. No, la morte è la fine! Cioè, la mia partita finisce, quindi non dire stronzate! Madonna mia! Mi ha disintegrato! Ok, ora conosco le sue pattern, ce la posso fare. Credo in me stesso. Beh, Ada, di nuovo! Di nuovo, ti ripeto, è stato un nobile sacrificio da parte tua. Ma tu ti avvicini? Sei tu quello che sta per farsi male. Ma considerando come è andato il mio tentativo precedente, non lo so. Io non ci giurerei. Bello! Vomito acido ha fatto. Vedi che adesso so come schivare? Sei scarso, bro. Forza, riprovaci. Sarà per domani. Ada, mostra il musetto. Mostra il musetto. Ma insolente sarai tu. Vieni qua, bello. Non ti spostare. Schiva. Ascolta, figlio di mamma. Vieni qua, sorridi. Sorridi la webcam. Oddio. T'ha fatto male. Ancora una volta. Madonna, un coltello nell'occhio e questo non ha battuto ciglio. Da questo capisci che è proprio cattivo. Perché lo devi far arrabbiare, Ada? Ada, allora, noi dobbiamo discutere sulle nostre scelte. Far arrabbiare un boss finale non è la scelta migliore. Te lo dico con tutto l'affetto del mondo. Ok, facciamo così. Schiva! È uscito! Ma allora, ricerca termica questo attacco. Sai cosa? È vero, ho risparmiato le mie balestre finora. L'ho potenziata al massimo per un motivo. Loop! Non ha battuto ciglio. Oh, sei matto? Ma ha tre mitragliatrici nascoste sotto il cappuccio? Sono morto. Aia. Mi posso difendere. Sì, assolutamente. Assolutamente. Aspetta. No, schiva. Aspetta, ma io c'ho uno spray medico, vero? Me l'ero dimenticato. Avete ragione. Avete assolutamente ragione. No, non è che esamina. Mentre nel mezzo del combattimento. Oh, questa è una granata molto figa. Ha più tritolo rispetto a quella più piccola. Che cazzo. Vai. Ma blasfemo. Tuo. Questo sembra attacco. Un attacco cattivo. Come shift schiva? Che sei pazzo? Ero nascosto dietro un muro. Shift schiva. Tu sei matto. Ricarica sta balestra da un'ora che sto cercando di mettere un dardo. No. Oh, schiva. Tu non hai più scampo. Ah. Ce l'ho lo scampo, sei quasi finito, te lo dico io. Se quello ti becca a prescindere. Senti. Sì, paparino, puniscimi tutto. Oh sì, tesoro, puniscimi tutto. Sono stato un bambino molto cattivo. Non farmi premere cose per... è schivabile sta roba. Che cosa puoi sperare di ottenere? La tua morte, per iniziare. Non batte ciglio, Non ne frega niente a questo tizio. Cattivissimo. Sadler, amico mio, ma sei proprio malvagio, Non batte ciglio. Oso. Devi morire. Sputa l'occhio. Dritto in bocca. Un altro. Oh, un altro. In ginocchio, bastardo. Io sono il migliore. Con uno di vita, ma sono sempre il migliore.
vivo. Centrale mi riceve. Sappiamo che è ancora vivo, lo sappiamo tutti. Consegna al sicuro. Non sarà semplice spiegarlo alla dogana. È un gioiello. Cioè, evacuazione immediata. È un gioiello. Ricevuto. Lo tengo al collo. Ah ah. Ah ah. E tu giustamente dai le spalle al nemico. Perso. Ci ha beccati. Ci ha catturati. E invece di ucciderci di nuovo, invece di ucciderci, ci legano. Ah, grazie per avermi risparmiato la vita, Lord Saddler. Bang. Immaginatevi se avessi sparato via un pollice. Ah, ah, pipistrello. Ah. E ora dobbiamo aiutare Leon. Calcio nel deretano. Sì, quello era il deretano. La sua testa. Il nostro amico ha una faccia da deretano. E io ho uno di vita, ve lo ricordo, eh. Dubito di essere guarito nel frattempo. Mi ricordo che ho sparato 40 dardi esplosivi. Con piacere l'ho fatto. Non sembra un'offerta molto appetibile, sai? L'unica cosa di pari in questo, in questa servitudine è che siamo tutti schiavi, ma a parte quello. Che tremolio. Che paura. Tremo tutto. E mo? Perché non mi pare che abbia fatto qualcosa durante sto combattimento, eh? A parte lanciare lanciarazzi a Leon. Non credo abbia fatto chissà cosa. Tutto figo, poi... Oh, sono stanco, sto morendo. Tre colpi di mitragliatrice. Facciamola finita. E facciamola finita. Dipende. Devo morire? Aspetta, aspetta un attimo. Guarda. Uno. E due. Ma mi cura manco tutto. Ma che cacchio? Cosa c'è? Cosa hai visto lì? Oh, aspetta, aspetta un attimo. Tuk tuk. Bang. Bang. E cosa vuoi vedere? Sono già morti. Ah, il lanciarazzi. Red Warhead. Ah, guarda, un altro lanciarazzi lì. Proprio tranquillo. Vicino ai cadaveri dei suoi amici. Ah, un altro giorno di ordinaria routine. Anche oggi. Lavoro onesto. Devi sbrigarti? Perché dici così? Perché sta per esplodere l'isola? Per colpa della stronzata che hai fatto tu con la valigetta? Ah, ok, chiaro. L'hai incontrato. Ehi, hey, lanciarazzi! Bello di mamma! Bang! Idiota. Ah, ho ricaricato! Voglio farmi un bagno nel tuo sangue? Ma non è molto igienico. Anche tu ti vuoi fare un bagno nel mio sangue? Vieni, anche tu vuoi essere amputato a metà? Posso fare per te, ragazzo? Dai, ma perché? Ma allora è destinato a spuntare, a fargli spuntare la testa? Ti spari nel corpo? No, io, ma porca miseria! Mi si è rotto il coltello. Dov'è il mio mercante preferito? Che è successo? Ha fatto due animazioni di morte in contemporanea. Balestrieri! Ah, è rotto. Oh, è rotto il mio coltello. Maledizione. No, non è un altro. Sì, eccolo qua. Allora, dobbiamo parlare noi due. Noi tre. Uno, due. Cosa stavi schivando tu? Non ti ho neanche mirato addosso. Vittima. Fa la vittima prima ancora che io lo decidessi di sparare. Rubino? Beh, non credo che mi serva più a tanto il rubino ormai. Però questa, sì. Una sola palla. Un solo dardo. Senti, bello. Guarda qua. Bang. Prossimo. Bang. Oh, dinamite, dov'è? Dov'è che sento la dinamite? Ah, no. Grazie. E crepa. Dove sei tu, dinamitardo? Credi di essere nascosto? Impara a tenerla in tasca la dinamite la prossima volta. Oh oh.
Questa? Ok, mi sa che la disattivo solo sparandole da lontano. Ottimo. Sto perdendo tempo. Rischio di morire. Eh sì, lo stavo dicendo anch'io ai ragazzi da casa. Ho raccolto tutto? Direi di sì. Ehi, chi è sta? Posso tirarti via lo scudo? Oh, dietro di me! Maledetto! Ah, ah! Vieni qua, bello. Buonanotte. Non avrei dovuto sprecarlo per questo deficiente, avrei dovuto spararli, però... Almeno mi sono tolto il rischio di farlo spuntare... Ah, aspetta, guarda qua cosa ho trovato! Guarda là! Vieni che tu, bello, cicciozzo! Cosa? Vieni qua, bello! Meglio far così, va? Brucia? Fa male? Fa male? E su, cinghialozzo! Ho capito che il cervello non è molto importante per te, però, voglio dire... Fai che morire, no? Il cuore sarà collegato col cervello, per quanto piccolo sia. E su... Su, buon uomo! Morto? No. Cosa, mi stai facendo perdere tempo? Allora, ti darò un'informazione riservata. L'isola sta per esplodere. Conviene anche a te scappare, fidati. Diamante di cielo, ma perché mi stai facendo trovare tutta sta roba quando alla fine... Quando alla fine non mi servirà niente. Scusami. La missione è finita. Tra due minuti io me ne vado. Ai 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 ai. La bua. Cosa? Maledetto, c'ha il caschetto, l'ho visto. Ah, figurati, se no era un dito in culo questo. Avevo capito dal fatto che fosse un balestriere con la maschera da saldatura. Da saldatore. Maledetto. Vaffanculo. L'ho coltellato un'altra volta per sbaglio, ma con piacere. Due minuti e mezzo e l'isola esplode. Dovrei gridare. Ragazzi, l'isola sta esplodendo. Ah, quello non è un barile rosso. In tasca. Questo non ha reagito minimamente. A lui non fregava niente. Ok, va bene così. Figurati se posso raccogliere il loro RPG. Ah, figurati. Che cazzo ci faccio io adesso con il RPG, no? Dovrei solo gestire l'inventario per farcelo stare. Ha ragione anche, Ha anche ragione. Eccolo qua, il nostro obiettivo. Un déjà vu. Che déjà vu? Che déjà vu? Quando l'hai lanciato il lanciarazzi nel secondo, stai dicendo? Quando potresti tranquillamente sparare anche tu, con il lanciarazzi. Adesso mi hai davvero rotto. Per dire, per dire. Leon, ma non mi aspettavo che tu usassi queste parole così sconce, Mi sembravi molto educato. A differenza mia, che impreco sempre. Glielo... Ah, devo pure andare a lanciarglielo. Ah, ok. Aspetta che leggo velocemente questa cosa. Ringraziamento a Krauser. La ringraziamo per il suo ordine, Maggiore Krauser. È un piacere fare affari con lei. Ed è un grande onore fornire le nostre armi. Chi sono questi bastardi? Per spiegarle brevemente le loro caratteristiche, le testate che lei ha richiesto sono in grado di perforare bersagli estremamente corazzate. Sono verniciate di rosso, così da essere facilmente distinguibili dalle altre. Non solo possono penetrare carri armati e fortini, ma creano un getto perforante esplosivo che riuscirebbe a trapassare anche lo scafo di una nave corazzata. Con una potenza simile, si può affermare che nessun veicolo da combattimento potrebbe mai sostenere il confronto con queste testate. Non siamo nella posizione di chiedere in che modo intende utilizzare queste armi, la cosa non ci riguarda. Tuttavia, non esiste alcun obiettivo la cui distruzione richieda una potenza distruttiva così intensa. Insomma, per dirci che questo è un ammazza bastardi, un ammazza boss questo lanciarazzi. La preghiamo di usare queste armi con cautela. Newman Arms Corps. No, volevo raccogliere cosa a destra. Torna indietro. Torna indietro. Torna indietro. C'è un tesoro, vero? No, ok. Forza, Ada. Corri. Ah, ah. No. Ma che stai facendo tu, figliolo? Dai giù. Oh. È tutto gigantesco. Ho visto il balestriere lì. Ah, non è un balestriere, è un lanciarazziere. Ciao, bello. Buonanotte. Ciao, bello. Ma ce n'è un altro. Senti tu, hai rotto il cazzo. Aspetta, che devo ricaricare, dammi un secondo. Ok, ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ok. Occhiolino. Occhio. Oddio, cosa? Ah. Affanculo, va. Non posso, perché c'è questo coso a... Coso, non rompere i coglioni, fammi passare. Posso? Oh no. Oh no. Mi stanno intercettando. Via, via, via. Shift. Non te l'aspettavi! Calcio nei denti! Vieni qua, bello! Non ho più coltelli per difendermi, ma ne... Oh, 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 aspetta, aspetta! Ah, ma io c'ho... Io ho 6, tipo. Scusate. Ma lo so, stupido? No, 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 ho incompagiato...
Ma sei stupida? Ho equipaggiato questa! Cioè io non lo so. Scusa. Fuori dai coglioni. Fuori dai coglioni. E fuori dai coglioni. Prendi sta roba. Prendi tutto. Ok. Recondir. Ragazzi, abbiamo un minuto prima di fare una brutta fine. Vi consiglio di levarvi dalle palle. Il prossimo è lui. Sorridi. Ciao bello. E che devo sparare? Cosa fate? È ancora vivo. Avete rotto il cazzo, ragazzi. Ah, eccolo qua l'occhio. Perfetto. Non so, crea qualcosa. L'importante è piatti di rompermi la minchia. Per favore. Ok. Cosa? Adesso proprio per rompermi i coglioni fino alla fine. Esplodi. Madonna. No. Figlio mio. Vieni qua. Ho l'impressione che dovrei ignorarvi. Guarda qua. Guarda qua. No, è nell'ascensore con me. No. Allora, ok. Via. No, via. Ok. Possiamo fare. Coso, ascolta. Colpisci. Via. Via, bello. Ce ne possiamo andare? Devo per forza ucciderlo. Oh! E ora? E ora? Adios, mon ami. Ho solo 5 colpi. È finita? No? Sono buggato? Oh, è finita. Ashley. Ah, speriamo che ce la faccia. Puoi prendere una pistola anche tu e sparare da lontano, sai? Leon, presto. L'ho già aiutato. Ah no, non gli ho ancora lanciato il lanciarazzi. Effettivamente non gliel'ho ancora dato. Abbiamo 30 secondi. Che cosa stai perdendo tempo? Allora. Ti sei dimenticata della bomba che sta per esplodere? Via. Forza, tira. La vedo da un chilometro, l'ho vista la leva. Mamma mia, è gigantesco sto coso. Ok, andiamo lì. Ah dai, abbiamo 15 secondi. Non lo so se ce la faremo a scappare dall'isola, 13. 12. 11. Ok, ora ti conviene far spuntare le ali, perché in 12 secondi mi sa che siamo fottuti. E ci ho messo un po', Effettivamente il colpo del lanciarazzi è tipo una forma così, dentro, Voi pensereste che magari l'esplosivo sia puntato così, invece no, è così. E quando fa contatto ha proprio un buco tremendo. E questo è lì che sta la magia dell'RPG. La perforazione. Finita? Ce lo teniamo lo scettro. Secondo me lo possiamo vendere a un buon prezzo. L'isola non è ancora esploso, Mi sa che era un orologio un pochino difettoso il nostro. Mi sa. Ma potrebbe anche darsi di no. Oh, oddio. Ma ce la posso fare? Sto morendo. Ah! Ti ho ingannato per tutto il tempo. Non te lo saresti mai aspettato. Che diavolo fai? Niente di personale, Leon. Ma i soldi sono soldi. Avevamo un patto. Tranquillo. Ci starò attenta. Addio, mon ami. Vieni. Sappiamo entrambi che qui le nostre strade si separano. Separate ways. Capisco. Ai ai. E che posizione? Ti conviene andare a iniziare a correre pure a te. Lanciali ste chiavi. Non gli dai le chiavi. Guarda che quella corrente l'avrebbe fatte volare ovunque. Immaginate non fossero arrivate. A nuoto! Oh mio Dio! A nuoto ve la sareste dovuta fare. Resident Evil 6. Wait! Dobbiamo scappare, signorina. Ah, la mostra adesso. Pensavo l'avrebbero mostrata dopo... le end credits. Questo suo. Non vi spoilerò niente, dobbiamo guardare. Passamelo. Passamelo.
Ho recuperato l'ambra. Ma... Guardate che c'era l'immagine di, della tizia di Resident Evil 5 in alto a sinistra. Io non ti pago per fare domande, Ada. Che si chiamava già? La russa, tipo. Che sta arrivando una nuova alba. In 100 daranno la vita affinché una persona sopravviva. E ritorniamo al concetto di razza superiore. Detto da un biondo con gli occhi azzurri. Quindi parliamo di milioni di vittime. Miliardi, tesoro mio, miliardi. Miliardi. Meno male che hai specificato. Ambizioso. Cambiamo rotta, subito. Io non l'avrei fatto, sparami, pilotatelo da solo all'elicottero. Tanto ho più paura di Wesker che di te. Sparami, fatti sotto, bro. È giusto. Pilotatelo da solo l'elicottero, tanto crepo, cioè atterriamo e moriamo tutti. Allora, puntami ancora la pistola. Non hai niente da mettere sul mercato, capisci? Non hai potenza, non hai alcuna leva finanziaria con cui pressarmi. Io avrei molto più paura di Wesker che di lei. Sarò onesto. Meglio un proiettile dentro il cranio che le torture di Wesker. E niente, Saber & Wayne finisce qui. Davvero bello, eh. Cioè, è stata un'avventura di 8 ore, per soli 10 euro. Dati con piacere. Beh, anche questa mi sa che non torneremo più con Resident Evil 4. Non credo che uscirà altro. In quanto Mercenario è uscito, Resident Evil 4 è uscito, Saber & Wayne è uscito, non c'è altro da esplorare se non le varie sfide. L'ho completato in modalità estrema. Sono il migliore. Chi è il migliore? Dovete indicarlo, dovete dirlo. Nei commenti, chi è il migliore? Sono io. Comunque, grazie per avermi guardato fin qui, ragazzi. Mi auguro di vedervi nella prossima serie. Non dimenticate mai che siete i migliori e vi ringrazio di tutto. Bella bella. Come non detto, ho fatto i saluti finali, però non vi ho fatto vedere questo. Modalità di gioco estrema, 5 ore. Io sembravo 8 ore, pensavo 8 ore, però comunque. 5 ore. Modalità estrema, achievement. Termina strada diversa in modalità normale o superiore, termina strada diversa in modalità estrema. Alla grande! Ma non c'era tipo la modalità psicopatico? Un missile nucleare risolve tutto. Ed è in cosa sta la sua superiorità? Cosa devo fare con te? Neanche si arrabbia, cioè così. L'elicottero. Ada. Apriamo il fuoco. No. Questa piccola ribellione non cambia nulla. Avrebbe potuto ucciderla? Abbiamo quello che ci serve. Corpo di Sadler? Continuiamo. Ah no, il corpo di Krauser. Ok. È il corpo di Krauser questo. Hai capito? Avrebbe potuto uccidere Ada e l'ha risparmiata. Una cosa che non mi sarei mai aspettato. Presto il sole tramonterà su questa nostra era. Non è vero, Resident Evil 5 alla fine non è successo niente. È strano, abbiamo risolto tutto. Però, bella questa cazzo in finale. Tanta roba.